Nuova settimana e nuovo episodio della carriera. Siamo arrivati al terzo, i primi due sono ormai archiviati, ma li avete supportati tantissimo, quindi non posso che ringraziarvi di cuore. E a proposito dello scorso episodio in particolare, prima di partire con questo mi sembra giusto riavvolgere un attimino il nastro, tornare indietro e gustarci quello che è accaduto, i momenti salienti dello scorso episodio. E poi partiamo. Saleh Yusuf, Gelson Martins con il destro e chi se non lui per scrivere una pagina importante, quella del primo gol ufficiale del Monaco di Federico Marconi. È 2-2 allo Stade Louis tra Monaco e Reims dopo il convincente 5-1 della prima di campionato. Arriva una convincente doppia rimonta. Noi lo facciamo con qualità. Onyekuru al cross, sempre Ben Yedder, destro e 4-0, poker di Ben Yedder. Serve un rimorchio, sta arrivando Florentino, è solo in area Onyekuru, 3-3, la ripresa ancora il Monaco, segna Onyekuru, segna il 7 ad 8 minuti dal 90esimo. Gran palla per Vardy, Vardy in fondo mette dentro Kanté! Un buon sinistro, l'ho vinta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski! Zielinski! 3-3! Pazzesco! All'83esimo! Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo terzo episodio della carriera. Ufficialmente è partito, dopo i tanti preamboli come sempre. Fatemi sapere se questo stile ovviamente di intro vi piace. Adesso senza perderci né chiacchiere, ci sono al volo due o tre cose di norma che devo dirvi, che voglio dirvi prima di partire. Ovviamente di lasciare un like per supportare la serie, di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanellina per non perdervi nessun contenuto. Anche per questo, ma soprattutto per rimanere più in contatto con me, c'è Instagram, seguitemi lì. Su Instagram già sapete che sabato, il giorno del mio compleanno, il 7 novembre, alle ore 12, uscirà un video molto speciale con Carlo Pellegatti, che voi tutti immagino conosciate. Abbiamo realizzato questa sorta di intervista, una bella chiacchierata, e quindi vi invito a segnarvi sul calendario, a mettervi la sveglia per il 7 novembre alle ore 12 e non perdervi quel contenuto lì. Ultima cosa, prima di partire, come sempre in descrizione vi lascio il mio sito di maglie, vi consiglio di acquistare lì. Vi ho fatto vedere la maglia del Monaco nello scorso episodio, vi ho fatto vedere molte altre maglie in precedenza, oggi ci butto dentro anche questa maglia della Roma di questa stagione. Ho preso tutto il completino, ma per comodità non vi faccio vedere tutto. Tra l'altro questa non l'ho ancora usata perché purtroppo causa Covid hanno chiuso tutto, ma Marconi 7 dietro. Potete metterci qualsiasi nome voi, potete aggiungere appunto pantaloncini e calzettoni, metterci qualsiasi patch, in questo caso quella della Serie A per la Roma è quella che ho scelto io. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, spostiamoci di là perché devo presentarvi un episodio già molto importante. Finiremo il mese di settembre, stiamo praticamente andando avanti di mese in mese, ma è anche logico perché non abbiamo le coppe europee, che invece sono state sorteggiate in questi giorni, quindi Champions ed Europa League, gironi che avete intravisto poco fa. Questo è il nostro episodio di oggi. Apriamo contro l'Olympique Marsiglia in trasferta al Velodrome, poi giochiamo in casa la seconda partita, che è quella contro l'Angers, che ha 4 punti in classifica dopo le prime 4 giornate. Terzo incontro, quello in trasferta contro il Rennes, un Rennes che in classifica ha cominciato bene perché è a pari punti con noi, per il momento. Siamo le uniche due squadre a 8 punti, ma da qui alla gara contro il Rennes appunto abbiamo altri 180 minuti da giocare. Poi chiuderemo l'episodio in casa allo Stade Louis contro il Paris Saint-Germain, una sfida che si commenta da sola, quella di cartello del nostro episodio. Speriamo di arrivarci in modo positivo. Paris, che tra l'altro è l'unica squadra dopo 4 giornate ad essere a punteggio pieno, ma in realtà il Marsiglia deve ancora giocare, quindi vedremo quel che succederà. Ci sono gli allenamenti prima di andare in campo e proiettarci la sfida contro il Marsiglia, allenamenti che ho preparato ascoltando sempre i vostri consigli, e vi ringrazio per questo, continuate a darmene qui sotto nei commenti, ma li ho proiettati proprio sul Marsiglia. Voi mi avete detto prova ad eliminare i recuperi perché ti tolgono soltanto lucidità. Intanto fatemi sapere se siete tutti d'accordo sull'eliminazione dei recuperi. Io qui, come vedete, uno ne ho lasciato perché ho pensato a dare giorno di riposo dopo la sfida contro il Saint-Étienne, recupero lunedì, poi c'è la pausa per le nazionali, quindi allenamento, allenamento, riposo, allenamento, riposo. Si entra nella settimana, nei 7 giorni
anzi 6 per l'esattezza, pre-Marsiglia, quindi allenamento, allenamento, riposo, allenamento, allenamento, riposo e poi si gioca, quindi questo 2 e off sostanzialmente per arrivare alla partita. Allenamenti fatti, peraltro anche con successo, siamo arrivati al giorno della partita, 12 settembre in casa della Marsiglia, che è a punteggio pieno, così come il Paris Saint-Germain. Qui vedete anche il Lille, che però ha una partita in più, quindi non è a punteggio pieno. Non sottovalutiamo, e non c'è pericolo, voglio dire, l'avversario, rispettiamolo, ma senza avere paura, esprimendo il nostro calcio per salire a quota 11 punti in classifica. Questo è il nostro obiettivo. Buonasera dal Velodrome, benvenuti nel tempio, nella casa della nobile decaduta della Ligue 1. Così hanno rinominato negli ultimi anni il Marsiglia, perché effettivamente negli ultimi anni non ha vinto, ma se analizziamo la classifica delle prime 4 giornate vuole vincere in questa stagione, a giudicare dal punteggio pieno nelle prime 4 partite gli stessi punti del Paris Saint-Germain, che di scudetti in questi anni ne ha vinti. E come, è la quinta giornata di Ligue 1, Marsiglia contro Monaco. Dalla parte opposta la corsa di Benedetto, che va via Badiashil, si presenta in aria, torna Badiashil e torna la grandissima, perché gli cancella il tiro, mette palla in calcio d'angolo. Di testa Florentino, senza disturbi, Golovin, sterza, manda al bar l'avversario, ignora Ben Yedder, imbuca per Fofana, in area, destro, Mandanda si distende e poi stava arrivando Ben Yedder, ma non è riuscito ad essere puntuale, ha salvato la difesa. Anche se la prima vera palla gol ce l'abbiamo avuta noi. Toven mette giù e poi Golovin in copertura bene per la ripartenza. Non si stacca Ben Yedder, quindi Golovin deve trovare Florentino. Adesso si stacca Ben Yedder e la palla verticale è sul capitano, che vuole creare. Va dentro Gelson, d'esterno Ben Yedder per Gelson Martins, con il sinistro sull'uscita di Mandanda, che non può nulla, e avanti il Monaco con la rete dell'ex Atletico Madrid al 19° minuto. Avevamo già avvisato e adesso abbiamo punito. 1-0. Golovin vuole Ben Yedder, difende il pallone, va dentro Fofana, è solissimo Gelson, dimenticato, vuole il destro, un bolide, ma Mandanda dice di no. Poi dalla parte opposta palla che era tornata, Gelson Martins sul tentativo sbilenco di Golovin, ma l'angolo di tiro era nullo praticamente. Dalla parte opposta si è sganciato ancora Gelson. Pessima partita fino adesso di Amavi, che non marca mai. Gelson al cross per Ben Yedder, che tanto per cambiare infila la porta col gol del 2-0. A un minuto e mezzo dall'intervallo, 8 gol in 5 giornate. Sempre più pauroso, sempre più bomber il 9. Sul cross di Gelson, Amavi non marca mai. Chiaramente Galetagar si è dovuto staccare sul numero 11, che a quel punto è andato al centro. Da Ben Yedder, 2-0 Monaco. Tutto troppo semplice quando attacchiamo. Benedetto, Camara, Rongier, Benedetto vuole lo spazio per calciare. Indovinate un po', Badiashil gliela porta via. Cerca spazio Camara, dentro per Rongier, che se la sposta sul destro. Benedetto, Lecomte, dove non arriva Badiashil. Abbiamo comunque un gran portiere. Rongier a trovare Germain, che passa in qualche modo su Di Sasi. Poi la palla torna in qualche modo al nostro centrale, che non si era mosso benissimo. Lì abbiamo rischiato, ma adesso possiamo anche ripartire e far male, perché corre Onyekuru, in mezzo Jovetic, la porta Henry fino in fondo, poi passa il pallone a Jovetic, che in qualche modo fa 3-0. Forse più autogol che gol di Yo-Yo, poco importa, 3-0. Ma avevano combinato la frittata con i due là davanti. Onyekuru ha dato una palla ai Queen a Jovetic, ma Mandanda ha fatto di peggio e Jovetic in spaccata è riuscito quantomeno a spingere verso la porta un pallone che è entrato per il 3-0. Pessimo Mandanda, che non la tocca. Fabregas, Golovin, sta andando Jovetic, che vuole segnare il gol personale, destro a giro e 4-0. Poker del Monaco, questo è tutto suo. Marsiglia che ha smesso di giocare, Monaco che davanti ha tanta, tantissima qualità, tantissime idee. 4-0, altri 4 gol segnati. Toven, Badiashil, che partita ha fatto Badiashil? E finisce così, con Badiashil che è la fotografia del Monaco, un grandissimo match
della squadra del Principato. Dominio assoluto e fischi meritati se posso per il Marsiglia, anche se noi dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi, ma loro hanno fatto un suicidio oggi, un suicidio totale per non aver difeso contro un grandissimo attacco come il nostro, e non hanno nemmeno attaccato bene perché non hanno trovato gol. Primo clean sheet stagionale della Monaco, e allora episodio che devo dire si è aperto in quinta. Ah, io nel frattempo, giusto per evitare problemi, ma tanto gli abbonati lo hanno già visto perché non ho fatto minimamente tagli, vado su impostazioni, non li sto facendo chiaramente nemmeno adesso, la difficoltà è ultimate, modalità competitiva sì, quindi la difficoltà è questa, vi faccio vedere anche queste altre impostazioni, tutto chiaramente a 50 e qui anche. Mi avete chiesto in tanti se come l'anno scorso avessi cambiato qualche impostazione, no, perché l'anno scorso ultimate era ingiocabile e quindi ho messo leggenda e poi ho reso il gioco ancora più difficile rispetto ad ultimate ma realistico. Quest'anno per il momento non ho fatto nulla, non credo ce ne sia bisogno perché io credo che la partenza sia da Monaco. Certo è che se poi giochiamo contro il Paris Saint Germain e vinciamo 7-1 magari qualcosina sistemiamo. Fatemi sempre sapere qui sotto nei commenti per rendere sempre il tutto più realistico. Tocco per Golovin che vuole subito andare in verticale, si è staccato ancora Ben Yedder, servito, punta il portiere, Ben Yedder salta il portiere e mette dentro il gol dell'1-0. Ma che giocatore è? 9 gol in 6 partite, segna in tutti i modi, 4-21 sul cronometro, siamo già in vantaggio. E quindi Pereira dentro da Bauken, spalle alla porta, riesce a girarsi comunque su un non perfetto Badiashvili questa volta, e allora la conclusione in porta per il gol dell'1-1. Siamo stati abbastanza fermi in questa circostanza. Fulghini ci punisce. Pavlovic, Pereira, ancora Pavlovic. Fulghini per Bauken che si gira in buca. Tiub, 2-1. Angers che ribalta totalmente la situazione al 42esimo del primo tempo. Praticamente la stessa cosa che è accaduta contro il Saint-Étienne, anche se lì era 3-2, non 2-1. Pavlovic, Pereira, trova l'uscita, ma trova anche il piede di Florentino. Poi il controllo di Onyekuru. Monaco che è ripartito in quinta in questa ripresa. Ben Yedder in buca per Onyekuru, che cerca l'assist! E Golovin fa 2-2 all'ottavo della ripresa. L'ha già rimessa in piedi il Monaco. Parità, e adesso cerchiamo di andarla a vincere. Koulibaly. Bauken ha mandato al bar Badiashvili, si presenta tu per tu con le Comte, finta il tiro, sempre Bauken, di Zazi, ci mette un quarto d'ora il centravanti dell'Angers e ringrazia il nostro 20, riparte il Monaco con Golovin, che brivido, che paura, ma adesso il contropiede con Onyekuru, vicino Ben Yedder, servizio per lui, occhio al capitano che calcia, ma è stato rimontato sul più bello. Adesso forse servono anche cambi perché mancano 20 minuti al 90esimo. È entrato Fabregas all'intervallo, ma dobbiamo smuovere qualcosa lì davanti. Attenzione al favore che ci fanno, perché Golovin manda in porta Ben Yedder, uno contro uno. Destro di Ben Yedder, che va in doppia cifra e ribalta la partita. 3-2 Monaco al 72esimo sul regalo clamoroso dell'Angers. L'assist di Golovin, il gol di Ben Yedder e il vantaggio da parte del Monaco. Ma che errore in impostazione da parte loro a centrocampo. E noi ringraziamo, poi è piazzato anche Malino Bernardoni che difende eccessivamente il suo palo, ma poi inevitabilmente prende gol sull'altro, esulta in modo sobrio il mister, ma il gol deve essere di liberazione perché 3-2, 10 gol in Ligue 1, giusto per ricordarvelo, siamo alla 6ª giornata, calcio d'angolo per il Monaco. Pronto Golovin verso Gelson Martins, che è il più piccolino di tutti, ma di testa prende il pallone e lo va a mettere in porta. Un bolide di testa di Gelson, 4-2 e forse discorso chiuso. Vicino Pereira, poi Alioui dentro e trova il gol del 4-3, proprio il 7 ad un minuto dal 90esimo. Spero che sia troppo tardi per pensare alla rimonta, ma potevamo evitare anche qui di abbassarci così tanto. 3 gol presi in casa continuano ad essere tanti.
E come immaginavo, il tempo Langer non ce l'ha per rimontare, finisce 4-3, seconda vittoria consecutiva in Ligue 1 per il Monaco, non era mai successo finora, siamo soltanto alla sesta giornata, quindi non è che fosse un dato troppo preoccupante, però sicuramente anche oggi è successo quello che è successo nello scorso episodio. Una la vinciamo in modo totale, sotto ogni punto di vista, dilaghiamo, l'altra invece la soffriamo. E la soffriamo neanche troppo poco, perché poi andiamo sotto, dobbiamo rimontare. Ecco, oggi abbiamo vinto in rimonta, questo è molto importante. Le numero 16, Alfred Gomis. Le numero 27, Amari Traoré. Ahil Benasser riparte con Jovetic vicino. Stavolta sulla versione di Zonzi, apre bene su Gransir. Disasi. Cioè profondo Jovetic, lancia di Sasi, sponda di Yo-Yo per Fabregas, che cerca il destro, esce di molto. Alla fine di Sasi chiude, ma non riusciamo a ripartire. Siliki tocca per Doku, al limite, attenzione a Jeremy Doku, che è un talento molto interessante. Poi Niang, sinistro, e vantaggio Ren. Mbaye Niang, alla mezz'ora. Ahil Benasser, il campo c'è. Ne approfitta il 27, vicino Jovetic, si apre il Ren, palla per Yo-Yo, contro Gomis, ha preso il palo, poi se la porta sul fondo. Ancora Benasser, vicino per Fabregas, riparte sempre Jovetic, servito, stavolta Rugani c'è, poi alimenta l'azione il Monaco, altro cross per Jovetic, che aveva preso ancora il palo, e poi Gomis ci pensa lui a mettersi in porta il pallone da solo, 1-1. Il pareggio della Monaco, il gol di Yo-Yo. E finisce così il primo tempo in parità, ancora una volta sotto, ancora una volta l'abbiamo ripresa. Vediamo se ancora una volta riusciremo a vincerla. Intanto attenzione, perché al 45esimo il nostro prossimo avversario, quindi il Paris Saint-Germain, è sotto in casa contro il Lens. Stavolta il Rennes se la cava e riparte. Terrier in campo aperto, lo rincorre di Sasi, che però non è un centrale. Dovrebbe infatti tornare di Sasi, pardon, Sidibé, siamo scopertissimi. Terrier ha dormito pure qui fortunatamente, ma comunque il pallone affonda e calcia le Comte, e poi palla sul fondo. Ringraziamo la stupidità calcistica di Terrier, perché erano in tre e non gli ha serviti. Sempre 1-1, sempre parità. E ripartenza con Diop, posizione regolare, al centro c'è Jovetic, Diop sterza e crossa verso Benasser, che arriva in corsa e mette in porta il gol del 2-1, altro ribaltone del Monaco, stavolta con il giovanissimo Ahit Benasser, una riserva di una riserva, che oggi scende in campo titolare, fa la sua partita e quando serve fa anche gol, 2-1 per il Monaco, in rimonta anche oggi, bellissima palla di Diop, bellissimo colpo di testa in tuffo del 27, nel segno del turnover, il Monaco sta vincendo anche in casa del Rennes. E arriva adesso il fischio finale, vince in rimonta il Monaco, terzo successo di fila, secondo in rimonta di fila anche oggi. Abbiamo sofferto contro il Rennes, un avversario che si è reso tosto sul campo, più di quanto immaginassimo, sono sincero, però poi è pur vero che noi abbiamo giocato con molto turnover, la risolta il 27, Ahit Benasser, che tendenzialmente non è nemmeno tra i sostituti, ma tra le riserve, e invece oggi ci ha dato un segnale importante lui, anche perché poi ha fatto una bella partita. Per carità, non è più forte di chi gioca, però per ora, quindi teniamolo sott'occhio, ma soprattutto sapete che succede adesso, no? Vediamo cosa ha fatto il Paris Saint-Germain. Ha perso in casa contro il Lens, ma rimane comunque in testa alla classifica a più uno sulla Monaco, che dunque, vincendo eventualmente contro i capitolini, si congederebbe da questo terzo episodio della carriera in testa al campionato. È ancora presto per dirlo, perché ci sono 90 minuti che ci diranno molto in generale sui valori di questo inizio di stagione. Bienvenue et merci de votre présence pour le
È il 26 settembre e lo Stade Louis è semplicemente la prima finale di questa Ligue 1. Il primo vero big match, la prima sfida realmente decisiva dell'inizio di stagione. È più semplicemente Monaco contro Paris Saint-Germain, il principato contro la capitale, perché c'è molto di più di una semplice partita di calcio dietro a questa sfida. Abbiamo visto Ben Yedder e Neymar, il nostro 9 che a quota 10 gol in campionato non ha segnato contro il Rennes semplicemente perché non ha giocato, il Paris che invece viene da una pesante sconfitta casalinga contro il Lens, sconfitta che porta per quanto riguarda la classifica i capitolini a rimanere comunque in testa ma con un solo punto di vantaggio sul Monaco, che dunque vincendo oggi potrebbe cancellare il primato al Paris. Le Comte tra i pali per quello che sarà il consueto 4-3-3 con Bayo Touré, Badiachil, Disasi e Aguilar in difesa, Golovin, Florentino e Fofana a centrocampo, Onyekuru, Martins a supporto di Ben Yedder, e quindi tornano i titolarissimi per questa ottava giornata di Ligue 1. 4-2-4 e ci mancherebbe, per il Paris Saint-Germain con Bernat, Kimpembe, Diallo e Florenzi davanti al portiere, Verratti e Ken sorprendentemente a centrocampo. Di base è un 4-1-5 perché poi avete visto il quartetto lì davanti pesantissimo, ma non credo che Ken si limiterà ad aiutare Verratti a centrocampo. È cominciata Monaco Paris Saint-Germain. Oggi sapremo chi siamo di base, cosa potremo guadagnarci in questa stagione. Ken trova il corridoio per Mbappé. Attenzione a Mbappé, che oltre ad essere l'uomo copertina di questo FIFA è il giocatore più forte che io abbia visto su questo gioco. Neymar intanto ha preso il tempo a Disasi, lo vuole saltare, sempre Neymar, trova Icardi che torna dal 10, troppo solo, e con il destro porta avanti il Paris Saint-Germain. Subito Neymar, subito l'errore difensivo del Monaco, perché va bene che sia fortissimo, ma se poi gli lasciamo tutto questo campo sarà diverso. E quindi 1-0 Paris, ha fatto quello che voleva il brasiliano. Scambio con Icardi, destro all'angolino, Le Comte forse sfiora il pallone ma non basta. 1-0 per i capitolini. Neymar per Mbappé che si gira e vorrebbe rimandare Icardi, poi preferisce l'opzione Verratti. Eccolo Mauro Icardi, passa sul diretto marcatore, in buca per Ken che calcia una fiondata e fa 2-0 Paris. Praticamente due tiri in porta e due gol per la squadra di Tuchel. Cerca l'inserimento di Icardi, scopertissimo il Monaco, si invola Icardi contro Le Comte e diventano tre i gol del Paris alla mezz'ora. Notte fonda. E loro davanti hanno tanta qualità, ma questo lo sapevamo. Sembra di giocare ad un'altra difficoltà, in un altro campionato oggi. Incredibile, ma lo sapevamo, dovevamo saperlo e prepararci un pochino di più evidentemente. Icardi manda Mbappé, sbaglia ancora il movimento Badiachil, tocco morbido di Kylian Mbappé, 4-0 del Paris. Non c'è proprio partita, non c'è proprio storia, non c'è nulla. 4-0 al minuto 34. Il primo tempo finisce qui, finisce in modo terrificante. 4-0 per una Paris che fortunatamente per noi ha anche un pochino abbassato il ritmo nella parte finale, o forse siamo usciti noi, non lo so, ma c'è stato un momento in cui non ci abbiamo capito veramente nulla. 4-0 la pausa. Lo sguardo di Gelson riassume il primo tempo, ma non deve essere così. Bisogna avere carattere e reagire, perché la gara è ancora lunga. Forse non riusciremo a rimontarla, ma comunque dobbiamo giocarla con le palle. Diop cerca e trova Ben Yedder, va dentro e viene servito Golovin. Sfida Kimpembe, riconsegna il pallone a Ben Yedder, che anche oggi mette la firma e accorcia le distanze. Al decimo della ripresa, il gol numero 11 in Ligue 1 per il capocannoniere del campionato. Onyekuru, ancora su Diop, vicino per Golovin, che si gira, va da Ben Yedder, limite, se la porta sul mancino, non c'è spazio, torna sul destro e lo fa girare con Keylor Navas che dice di no. Si è già fatto male Paredes che è appena entrato. Aguilar cerca di andare, alto cross, a cercare l'inserimento di Gelson. Gol bellissimo e 4-2.
67esimo e 4-2. Attenzione al Monaco, che adesso, oltre all'orgoglio, oltre agli attributi, ci crede davvero. 4-2. Aip Nasser porta a spasso il pallone, un po' di campo c'è, vicino Ben Yedder, servizio per lui, sale anche Gelson, Ben Yedder finta il tiro, poi calcia, respinge Kimpembe, riparte il pari. Mbappé, aperto su Di Maria, torna dal 7, si sta riaprendo il Monaco come nel primo tempo. Verratti in buca, il pallone per Eze Rodriguez, che trova il gol del 5-2 e il gol che richiude la partita. Possiamo comunque essere soddisfatti perché la reazione c'è stata. C'è anche la doccia fredda. Non potevamo attaccare e basta. E loro hanno tanta qualità. E lo hanno messo in evidenza proprio qui. Peccato. Ma se ti addormenti per un tempo e prendi 4 gol, non è sempre domenica. E ci può stare non rimontare la partita. Continueremo comunque a giocare fino alla fine. Vicino Ben Yedder. Eccolo il tocco per il 9. Sta andando dentro Diop, si apre anche il pari. Destro di Diop, che ha calciato malissimo. Poi Keylor Navas fa una grande parata. Io ho mirato l'angolino, anche perché Navas, guardate come lo lascia libero, deve tirare lì, e invece no, tira forte sul portiere. Conclusione pessima. Del resto parliamo di Diop, che insomma non è Ben Yedder. Parte a Ibben Assera a cercare di Zazi, che la colpisce. E questa sì che è una gran parata di Keylor Navas. Grandissima parata di Keylor Navas. E finisce così. Risultanza che sentite è del folto settore ospiti della capolista, che torna più 4 sul Monaco. Abbiamo perso contro una squadra che ad oggi è semplicemente più forte di noi, ha semplicemente più qualità, non so quanta più quadratura, perché poi anche loro hanno dei limiti e noi tanta voglia, farà la differenza quello. Mi spiego, se vinciamo 36 partite e perdiamo 2 volte 5-2 con loro, non è un problema. Ora, il discorso è che bisognerà vincere quelle 36 partite per sognare davvero in grande. Doccia fredda, siamo tornati con i piedi per terra. E prima o poi doveva succedere.